Welcome day trading ragazzi, benvenuti e guardiamo velocemente i mercati all'apertura della sessione europea. Euro-dollaro ieri è salito, ha trovato supporto sugli 1,1861, resistenza 1,1920, si poggia sulla media a 50 periodi, potrebbe essere un buon supporto in quanto converge sia una media mobile che un supporto statico per far salire il prezzo. Candele sotto orario sotto l'1,18840 testimonieranno la presenza di una forza ribassista rilevante. Sterlina. La sterlina ha rotto questo importante supporto sui 1,37 ormai. Sembra andare verso un ribasso. Dovrebbe adesso testare di 1,3650. È importante la tenuta di questo supporto. Rotto ormai quello su 1,37650. La rottura di quest'ultimo potrebbe portare il prezzo a testare la media a 200 periodi in area 1,3325. Come per l'euro sterlina bearish. Buono il gold invece ieri è andato bene. Se vi ricordate vi avevo detto che se superava l'area 1745 poteva andare a testare l'area 1700. Ecco qua. Guardate proprio da manuale, 1760, va a toccare i 1760 e adesso sta un po' correggendo. Vediamo dove può finire questa correzione. Ecco, la correzione o potrebbe finire qui sui 1747, starei attento, potrebbe essere anche 1746 un buon supporto, però bisogna vedere se ci sono dei segni di rimbalzo, perché potrebbe anche tornare indietro se dovesse bucare i 1745, quindi attenzione. Il petrolio rimane un po' in una posizione intorno, balla tra i 59 e i 60, senza una direzione, diciamo, in particolare. Adesso i 59,50. Ha un orientamento ondivago, sta sostanzialmente lateralizzando in quest'area. Ci sarà prima o poi uno sbocco di volatilità. Interessante vedere che da diverse sezioni che non supera i 60, quindi sicuramente abbiamo un trend sostanzialmente bearish nel breve termine. Attenzione alla lettura di questa trend line in quest'area qui sui 59,50, in cui 59,30, in cui confluiscono una trend line dinamica, un supporto statico, comporterebbe anche la rottura della media 50 periodi, e quindi può essere un segnale ribassista. Staremo un po' a vedere. Per quanto invece riguarda il mercato europeo, andiamo un po' a vedere la situazione del mercato europeo. Abbiamo il Nasdaq che ha superato i 13.700, arrivato a 13.850, come tutti ci aspettavamo, ha ritracciato, è arrivato stanotte alle 2 e poi ha ritracciato, rompendo anche questo supporto sui 13.757. Mi aspetto una correzione piuttosto profonda. Andiamo a vedere dove potrebbe andare. Senza dubbio potrebbe dare supporto ai 13.660, che potrebbe essere un primo target short e possibile rimbalzo long, che è un'area che ha punterei per verificare la presenza di un eventuale rimbalzo. Ancora sotto c'è l'area sui 13.550 che può fare anch'essa da supporto. Vediamo un pochettino come sta andando GER30.
Ieri mi ha dato dei segnali di possibile ribasso, rimane sui 15.200. Sta lateralizzando, come vedete qui in questo rettangolo. L'unica a questo punto, sta data la compressione di volatilità che c'è, è verificare la rottura di 15.160, che è stato già testato 3 volte di quest'area qui, potrebbe portare un'accelerazione ribassista. E il prezzo intorno ai 15.100 e poi 15.035. Staremo un pochettino a vedere. S&P è arrivato sui 4.100, quindi sta continuando le prestazioni importanti. Adesso mi aspetterei, come per il Nasdaq, un ritraccio. Attenti a questa trend line, attenti alla rottura della media a 9 periodi. Possibili punti di supporto 4.084 e poi 4.062. Più in basso abbiamo anche i 4.040, fino ad arrivare alla quota chiaramente 4.000, che è quella più psicologicamente importante. Andremo a vedere se si tratterà di una piccola correzione oppure di un ritracciamento più profondo. Guardate la salita che ha fatto, ci sta benissimo che dopo queste piccole correzioni, che almeno in quest'area sui 4.083 è più che ragionevole che vada, considerando anche che oggi è venerdì, starei attento ad andare long sugli indici oggi, perché è possibile anche che ci siano delle prese di profitto settimanali. Chiudiamo con il Bitcoin. Bitcoin è in fase ha un'evidente resistenza qua sui 58 sulle 4 ore e un possibile ritracciamento. Ha avuto una reazione importante sui 56. Vediamo se si appoggerà qui sui 57,3 per poter ripartire. Una rottura ai 57,3 potrebbe indicare forza ribassista e quindi la possibilità di ritestare di nuovo area 55 e 600, 55 e 700. Staremo un pochettino a vedere. Vi ringrazio per la vostra attenzione, vi auguro una buona settimana, vi invito a guardare il canale Trading Idea per i grafici e il mio account Idea Trading su eToro per vedere le mie prestazioni. E seguitemi, potrei essere una buona scelta, magari fra un po' di tempo. E vi ringrazio e buona giornata a tutti.